Amici, oggi andiamo ad aprire nuovissime patatine misteriose con tante sorprese, anche con lo slime! Ma prima di cominciare questo video, ovviamente, sigla! Yolanda Switch! Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao a tutti amici, io sono Yolanda Switz e oggi sono tornata con un nuovissimo video che voi amate tantissimo, ossia l'apertura delle patatine misteriose. Ho girato 4 supermercati differenti per trovare le patatine che dicevo io e ci sono riuscita. Ho trovato finalmente delle nuovissime patatine che non abbiamo mai aperto insieme, tra cui queste. Raga, io non lo sapevo, ma da quando la Schifidol ha fatto le patatine con lo slime dentro? Mai viste, la prima volta, the first time. Ma da quando Schifidol ha fatto le patatine? Poi ho preso le patatine con gli unicorni, Pop It! Le patatine di Elettra Lamborghini, sono collassate le patatine, e le patatine di Lion. Prima di cominciare questo video, visto che so che vi piacciono questi video delle patatine e ne ho comprate ancora altre, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanella, perché tutti i giorni sul mio canale Yolanda Switz ci sono nuovissimi video alle 14.30. Ovviamente andatevi ad iscrivere sui miei social, Instagram e TikTok, e ovviamente andate a seguire anche il mio sito ufficiale, digitate su Google www.yolandaswitz.it, che è il mio sito, dove potete trovare in realtà i miei slime, li faccio io. Guardate, tipo come questo. Sono felicissima, queste patatine non le avevo mai aperte, o forse probabilmente sì, non lo so, non credo. Quella di Elettra Lamborghini mi pare di no, o sì, mi pare che l'altra volta l'abbiamo aperto quella di Elettra Lamborghini, pure quella di Lion, oppure no, sapete che non mi ricordo. Raga, sto aprendo tante di quelle patatine. Mettiamo queste patatine qui e andiamo ovviamente a scegliere quella che vogliamo aprire. 1, 2, 3, 4 sono tutte quante della stessa marca, solo quelle del Pop It sono di una marca differente. Voi quale aprireste per primo? Quale vi piacerebbe aprire per primo? Allora, io voglio aprire per primo questa con i Pop It, visto che è di una marca differente, sono curiosa di vedere come sono. Allora, sono dei puff al formaggio e questa cosa ci piace. In ogni confezione un Pop It Bubble. Sono 20 da collezionare. Vedete? Possiamo trovare tutti questi Pop It di tutti i colori. Mini Dixie senza glutine. Vediamo un po'. Che buoni puff al formaggio. Ragazzi, concedetemelo, perché questi della San Carlo sono i più buoni, me la dovete concedere. Abbiamo trovato un mini Pop It! E beh, ovviamente c'era scritto patatine al Pop It! No vabbè ragazzi, se suona anche bene, allora abbiamo fatto la svolta. E ovviamente non abbiamo l'apertura facilitata, ma lo andiamo ad aprire. Sarebbe stato molto carino se fossero stati anche tipo dei portachiavi, però va bene lo stesso. Guardate com'è carino, è piccolo piccolo, si chiude in un palmo della mano. Andiamo a schiacciare il nostro Pop It. Che carino, è super cute, super simpatico, arancione, con 4 bollicine che si premono e si schiacciano. Dai ragazzi, quanto è cute, com'è carino, mi piace tantissimo, mi piace, molto 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 carino. Si stanno evolvendo tantissimo questi con le patatine, ragazzi, veramente, mannaggia, si sono evoluti un botto con le sorprese. Che vi devo dire, si sono evoluti anche con i sapori, perché sono molto buone le patatine, vi posso dire la verità. Quindi prima sorpresa, Pop It, voto ovviamente 10. Date i vostri voti da 1 a 10 e la vostra sorpresa preferita. Adesso andiamo ad aprire le patatine di Lion. No, comunque tra queste qua neanche una ne è aperta, fino a mo, giusto? È vero. Allora, ci possiamo spoilerare la sorpresa, istruzioni per il tatuaggio. Ah, ecco, ci sono dei tatuaggi, Tattoo Gamer di Lion, uno in ogni bustina. Però posso dire, nelle altre bustine abbiamo trovato molte più cose. Va bene. Allora, vediamo. Le patatine sono queste qua normali. Oh, uè, e dove sta il... Ah, ecco, sto dicendo, dove sta il mio tatuaggio? Allora, il tatuaggio che abbiamo trovato, mamma mia, è tutto quanto oleoso. Vi voglio far vedere proprio quanto è lucido l'oleosità di questa bustina. E come al solito dobbiamo aprirlo noi, ragazzi. Mamma mia, quanto è oleoso! Ah, ma
senso, uno in che senso? Uno una bustina. Ma ne abbiamo trovati comunque tre. E adesso ve li faccio vedere. Sono dei tatuaggi. Io ve l'ho detto anche l'altra volta, preferisco di più gli stickers. Allora, qua abbiamo appunto Lion fatto così. Poi abbiamo quest'altro Lion. Vi posso dire, i disegni sono veramente molto simpatici, davvero molto carini. E poi abbiamo questo. Dai, alla fine non sono male, mi sono piaciute le patatine. Patatine normalissimi, profumo di patatine molto oleose. Adesso le apriamo. Apriamo quelle di Elettra Lamborghini, che vi posso dire, i disegni sono spaziali, bellissimi. Complimenti a chi ha realizzato i disegni di Elettra Lamborghini, perché sono super kawaii, con uno stile che mi piace tantissimo, molto morbidi, tutti paffuti, mi piacciono veramente molto. C'è Elettra con il suo cavallino e all'interno, ragazzi, possiamo trovare una matita e quattro gommine da collezionare, ovviamente una ed una. Guardate, queste sono le cosine che possiamo trovare. Il disegno è questo. E andiamo ad aprire. Eccola! Mamma mia! Oh, vi giuro, è molto carina. Con l'apertura facilitata. Elettra Lamborghini, ti posso dire, voto 10 alle tue patatine super. Mi è piaciuto molto, ragazzi. Guarda qua, Elettra. Molto bello. Questo colore rosa. Con sopra scritto Elettra. Poi abbiamo qui invece un cuoricino gommina da cancellare. Vediamo come scrive. Facciamo un cuore. Vabbè, ho fatto un cuore veramente pessimo. Lo rifaccio. Vabbè, è un pastello, ragazzi. Cioè, è un pastello rosa. Come volete che scriva? Un pastello rosa. E anche il cuoricino. Oh, lo sapete che cancella? Pure il pastello. Comunque mi piace. Veramente una sorpresa super, disegni super cute, tutto molto carino. Il mio voto per queste patatine è 10, più addirittura. Adesso ci sono rimasti gli unicorni e lo slime. Ovviamente lo slime lo lasciamo alla fine, perché lo andiamo ad analizzare bene bene. Quello che andiamo ad aprire adesso sono gli unicorni, con un pacchetto veramente super top. Anche questo voto 10. Guardate qua che carino, ragazzi. Ma vi giuro, cioè io queste ne comprerei mille. Vi dico solamente che dello slime ne ho comprati altri di pacchetti. Quindi prossimamente altre vetture di patatine. Ah, possiamo trovare all'interno 7 unicorni diversi da collezionare. Quindi una statuetta piccola di un unicorno. Comunque, bellissime queste patatine. Vediamo. Apriamo e subito l'abbiamo trovata la sorpresina. Oh, com'è grande! Bellissima! No, ragazzi! Ovviamente anche qua dobbiamo aprirla noi e fatele queste aperture facilitate dall'azione. Allora, abbiamo trovato questo unicorno che è spettacolare. Allora, la cosa che mi piace è che è trasparente, quindi riflette tutta la luce. È caduto, povero unicorno! È caduto, però eccolo qui, l'abbiamo rimesso in piedi. Wow, sembra una fragolina! Davvero bellino! È in 3D, quindi è completo, guardate, un unicorno completo col cornino, davvero bello ed è pure abbastanza grande, mi piace un sacco. Anche in questo caso sono patatine normali, ma la sorpresa è da 10 e ovviamente lì c'ho tutta la mia collezione di unicorni e andrà anche questo nella mia collezione. Ragazzi, siamo arrivati alle ultime patatine, ho lasciato per ultimo ovviamente lo slime perché sapevo che voi eravate, diciamo, più curiosi di queste qui. Allora, in ogni busta possiamo trovare uno slime. Tutti questi colori qua, vedete? Proprio Skifidol, ragazzi! Skifidol! Quelli là che troviamo in edicola. Io, shocked, perché veramente... Vediamo, vediamo. Dopo i miei contro te, anche la Skifidol. Oh! Attenzione!
Attenzione! Allora, le patatine sono queste qua normali. Attenzione! Dentro ad una busta proprio. Vi ricordate quello dei me contro te? Come stava? Sempre nella bustina. Non mi ricordo minimamente. Va bene. Comunque, vediamo come lo slime, ma già... Allora, è arancione. Troppo lo slime è durino, un po' gommosino. Probabilmente si può aggiustare, lo spero. Purtroppo... Vedete? È un po' così. La Schifidol ha fatto sempre degli slime molte volte molto carino, ma questa volta forse mettendolo al calore, secondo me se lo metto nel mio microonde personale per lo slime probabilmente diventa molto molto meglio e si scioglie. Su una fonte di calore sicuramente migliorerà. Un punto in più perché non si sono mai viste delle patatine con lo slime. Super top, voto 10 a tutte quante. Qual è stata la vostra preferita? Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Io vi voglio bene, vi mando un bacione, un abbraccione e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovo video. Ciao!